Buongiorno, credo che oggi sia il giorno 12 ottobre, o l'11, non ricordo bene. Introduciamo un discorso un po' più complesso. Abbiamo visto in settimana, abbiamo introdotto già la settimana scorsa e approfondito con diteggiature un po' più complete riguardo gli accordi. Gli arpeggi di settima, rendendoci conto che fondamentalmente gli arpeggi non sono nient'altro che delle forme accordali rotolanti, sciolte, no? In questo senso. Per cui li vedremo e li comprenderemo in termini di settorialità lungo l'asse del manico. Ovviamente li comprenderemo ancora di più nei rapporti dei 2-5-1. In tutte 15 centri tonali con testi enarmonici, per cui 12 tonalità pure, ma non è adesso il momento di parlare esattamente di questo. Per tutti e quattro, per quanto riguarda le maggiori quattro forme degli arpeggi, minor, major, dominant, minor 7, flat 5, e di conseguenza prima di tutto degli accordi. Un esempio. Prima di tutto, le forme quali sono? Semplicemente te le mostro. Ovviamente le parti dalle quali noi siamo partite è stata ad esempio tonica, terza, quinta, settima, tonica, terza, quinta. E le abbiamo le principali che mi sembra di aver postato sul blog sono state le seguenti. Poi quello che io do sul blog è in realtà quello che io do alle mie persone, no? Le abbiamo viste così perché ci ricordavano, senza dubbio, molto di più di quello che erano i contesti delle triadi. In realtà adesso le vediamo un po' più complete, perché partiamo senza dubbio dalla tonica, ma in realtà vedi che parte ovviamente dal suo quinto grado, quinta, settima, tonica, terza, quinta, settima, tonica, terza, quinta. Che cosa ospita in questo settore le forme di Chords? Sicuramente una è questa, perché il colore degli accordi ospitanti sono questi. Sicuramente lo è anche questo. Sicuramente anche questo. Scusami. Vedi che è un terzo rivolto? Sì, il terzo grado, mi, il quinto grado, vuoto. La tonica è il ovviamente lo vedrò meglio se usassi la diteggiatura first inversion. E ovviamente, in questo caso, la prima inversione. Per cui ad esempio in questo caso, scusami, mi sposto e considero sempre la tonica sul terzo tasto, mantenendo la quinta al basso, ma non la estendo più in questo senso, ma la allargo diteggiatura estesa. Perché questa nuova diteggiatura? Perché ad esempio nei 2, 5, 1 di questo tipo, ecco il Si bemolle dove con molta più facilità lo vado a prendere. Nel rapporto dell'arpeggio, settima maggiore, tonica, terza e quinta. Spero che tu lo veda, no? Triade. Scordata. Ecco, lo vedi? La 7 major, perché nello stato fondamentale di triade, per cui nota bene che io utilizzo, non io, perché lo fa la natura del nostro strumento, sempre questo rolling della mano sinistra, per cui ok,
Per cui diteggiatura 1, diteggiatura, vedi come l'ho spostata. Ovviamente ora parto da questa diteggiatura, noi la considereremmo una terza inversione in questo settore. E che cosa utilizziamo in questo settore? Lo puoi ben immaginare. Scusami, ho usato un re. Stavo pensando alla scala. Per cui le zone sono queste, no? Per cui ho girato tutto questo settore con sia questa scala, questo arpeggio e ovviamente anche questo arpeggio. Giusto? Terza inversione, stato fondamentale. Prima inversione, secondo rivolto, terza inversione. Stato fondamentale vuol dire usare ovviamente tonica, terza, quinta, settima, tonica, terza, quinta, settima, tonica. Posso portarlo al canto. Giusto? Ovviamente ripasso alla prima inversione su questi settori, dove poi ho il secondo rivolto, lo stato fondamentale con perché questo? Ad esempio, tu immagina su un 2, 5, 1, F minor, sorry. Vedi, noi dobbiamo conoscere ovviamente questi settori, queste inversioni. F minor, 2, 2, and 5, e 1. È ovvio che, ad esempio, in questo settore, il Mi bemolle, lo posso utilizzare solo così. E vedi che in questo caso mi è utile aver utilizzato una diteggiatura di questo tipo, tant'è che la prima inversione l'ho trasformata in questo tipo, ma anche in questo tipo, e arrivo fino alla sua quinta al canto. Qui mi fermavo la terza, utile ad avere la tonica sul decimo tasto, non è intanto fatto il decimo, ma è sulla corda del re, ultima sul Mi, quindi la tonica sulla corda del re. Adesso la estendo sempre la prima inversione, la quinta la porto fino in fondo. Per cui ovviamente ho ottenuto 6 diteggiature. Questo ovviamente tu molto semplicemente incominci a portartene in giro, come abbiamo visto, come le ho passate ad esempio ieri sera a Enzo, perché quando arriva a casa tira fuori la disc, gli cade per terra, lo sfascia. Ok, adesso trasliamo queste diteggiature del delta e dell'arpeggio, zoomando in modo tale che vedi meglio la traslazione. Proprio traslato senza fermarmi mai, non suonando mai la nota come quando facevamo gli esercizi delle scale, ma per cui in questo caso ugualmente. Ok,
Ora vediamo un attimo una cosa. Cerco. Aspetta che stacco lo zoom. Il salto di qualità sarà necessario quando. Qualità. Sarà necessario, diciamo così, un po' più di applicazione. Perché fino a qui, voglio dire, tu dici, bene, mi ricordo gli stati fondami, le stati fondamentali, le prime versioni di tutti i shorts, per cui le armonizzazioni, le locazioni geometriche, le inversioni, i voicing, il perché dei canti, i moti dei bassi, deve essere tutto chiaro in questo caso. Vuol dire, è chiaro che non sono 6 mesi di chitarra, no, ma non è una questione solamente di chitarra. È sicuramente, qui si va a fondere un concetto sicuramente un po' polifonico e solista, perché ovviamente la chitarra moderna, sono due cose, diciamo così, che cercano di stare insieme, e questo è un po' nella natura dell'evoluzione della musica moderna, che nel nostro piccolo, perlomeno io nel mio piccolo, cerco di portare avanti a giusta ragione. Ma al di là di questa piccola parentesi, per quanto riguarda le cose che abbiamo visto, arriviamo al discorso dei 251, che mi sembra di averlo già detto prima, lo vedremo dopo. Intanto vediamo di rendere meccanico questo discorso dei major, non a livello sonoro perché è di una banalità estrema, perché è come dire, intanto sposto i delta e li faccio e li sposto continuamente, per cui questo, cioè, o lo sai o non lo sai fare, perché di questo l'abbiamo già visto ormai da 12 mesi, con alcune persone l'ho visto anche di più, e degli arpeggi non dobbiamo parlarne, è una questione di chi le cose le fa o non le fa. Come ad esempio del minor o non del minor. Però sul 251, ad esempio, se io faccio un 251, vedi che in questo caso mantengo un G e porto un 1. Ho messo un do nona per mantenere. Caso sul dominant tu hai sempre utilizzato probabilmente questo partendo dalla tonica, ma abbiamo sempre avuto anche questo, ergo perché parti dalla settima minore indietro, per cui spero che tu lo veda bene. Allora incomincio a dire, beh, la dominante la sposto così, no? Giusto? Incomincio a spostarla così. Vedi? E incominciamo a traslarlo. Come ad esempio lo spostavamo così. E allora vedi che ad esempio il 251. Questo ecco il perché. Se lo devo traslare qui, ecco che il mio 2 adesso porto via un po' di discorsi. Gnamme. E beh, sono le 5 e mezza, cazzo, devo ancora pranzare. Mi sono svegliato alle 4, del pomeriggio. Faccio una vita.